Ci troviamo qua nel salotto di Flora e ancora una volta il nome glielo dà l'affresco sulla volta, le nozze di Flora e Zefiro di Jacopo Antonio Boni. Siamo sempre alla metà del Settecento, che è il momento della grande decorazione del palazzo. Un tempo anche questa era una quadreria, sulle pareti c'erano molti più quadri di quelli che vediamo oggi, c'erano addirittura quadri attribuiti a Caravaggio che poi furono venduti alla fine del Settecento e poi ne abbiamo perso le tracce, quindi non riusciamo neanche a capire se erano davvero quadri di Caravaggio. Ne rimangono alcuni, tra i più importanti forse questo di Bernardo Strozzi, uno dei grandi maestri del Seicento genovese, e questa è Santa Teresa d'Avila e l'angelo. È il tema che poi, qualche anno dopo, sarà reso immortale da Bernini nel suo gruppo celeberrimo, ed è appunto tratto da una delle visioni della santa spagnola che vide appunto questo angelo che le trafiggeva il cuore. E, insomma, anche in questo caso si tratta di un salotto completamente decorato, una vera e propria camera picta che i Savoia trasformavano, pensate, in sala da pranzo. E ora passiamo alla prossima sala.